Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi siamo qui per analisi più pagelle di Milan Juve 2-0. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo gentilmente come sempre un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione invece tutti i link per seguire Milan Insight dappertutto e il sito internet www.milaninsight.com. Allora ragazzi, abbiamo parecchie cose da dire, quindi andiamo un po' spediti. Analisi, credo che nessuno abbia da ridire sulla vittoria. Vittoria meritata. Ci saranno i soliti. Ciecati che si appelleranno al fallo dal quale nasce il calcio d'angolo del vantaggio. Ci saranno i soliti non giusti nel giudicare e nell'analizzare la partita. Ci saranno i soliti non corretti, ma noi ce ne freghiamo. Perché? Perché la partita è ampiamente, la vittoria è ampiamente meritata, perché la Juve a parte i 20 minuti iniziali poi non ha creato più problemi, perché il Milan intorno al 21esimo, una volta che ha cominciato a giocare, ha colpito due pali con le ali, gol del vantaggio al 46esimo del primo tempo, nel primo dei 2 minuti di recupero, ha tenuto in mano il pallino del gioco. Secondo tempo che il Milan comincia molto meglio rispetto al primo, pressando alto e inducendo spesso la Juve in errore, tanto che Vlahovic sbaglia un'apertura al 55esimo ed accerchia dicendo a Campo Diaz si invola. Salta prima Bonucci, elude l'intervento disperato di Milik e poi Fredda Szczęsny, fa fenomeno Szczęsny 2-0. Partita chiusa praticamente sul 2-0, perché poi la Juve si trova un po' di reazione con un colpo di testa molto debole di Milik centrale, con un 1-2 tra il polacco e Kane, salvato provvidenzialmente da Calulu. Ma è il Milan ad andare molto più vicino al gol e quindi al 3-0, prima con Leao, poi con Hernandez e infine con Origi. Quindi, ripeto, vittoria meritata, grazie anche alle intuizioni di Pioli, che sceglie Brahim Diaz, non centrale ma largo, e che sceglie Popega, che insieme a Tonali è andato a pressare alto sui due centrocampisti della Juve, limitandone la pericolosità e la libertà di azione. Quindi bravi tutti ragazzi, ora testa a Chelsea, ma godiamoci un attimino questa vittoria e passiamo al pagello. Data Lusano, voto 6. Fondamentalmente non deve compiere nessuna parata degna di nota. Io ricordo due parate su due tiri molto tranquilli e centrali, entrambi di Milik, uno in girata con Mancino nel primo tempo e colpo di testa nel secondo. Stop. Per il resto, un clean sheet che più tranquillo non poteva fare, tanto lo so. Calulu, voto 6. 7 per Pierino Kalulu, che speriamo stia ritornando sui livelli dell'anno scorso dopo diciamo una prima parte di stagione un po' difficoltosa. Tiene a bada Kostic, tanto che il Serbo ha preso 5 pure tanto. Chiude in maniera provvidenziale su Kane nel secondo tempo, quando mancavano circa 10 minuti, che avrebbe potuto riaprire una partita che, insomma, non aveva più nulla da ridire. Quindi bravo, bravo. Gabbia, altra mossa a sorpresa di Pioli. Qualcuno si scandalizza se diciamo che Matteo Cage Gabbia
si è intascato sia Milik che Vlahovic, voto 7 anche per lui, 7 per Matteo Gabbia che è di testa negli anticipi, nei passaggi. Forse la più bella prestazione di Gabbia con la maglia nera. Tomori, 7,5 per Fink. Un Tomori ad ampio regime, ad ampio spettro. E anche goleador, un gol che sa di Amarcord, che sa di déjà vu, perché l'unico gol effettuato finora della Juve, di Tomori era stato alla Juve in quel 3-0 a Torino, e ieri si è ripetuto in campionato, si parla, perché poi Tomori ha segnato anche in Champions, in campionato alla Juve, vittima preferita, togliendo il gol, difensivamente mostruoso negli anticipi, nei contrasti, 7,5 per Fink. Teo, 6,5. Una grande prestazione a livello difensivo, soprattutto su Cuadrado, che spesso è un po', spesso è stata un po' una sua spina nel fianco in altri scontri tra le due compagini. Invece ieri è stato molto molto solido, un po' egoista in zona offensiva, perché su quel pallonetto nel secondo tempo poteva tranquillamente darla al centro, ha provato il gol della domenica, vabbè, ci sta, però poi quando parte, quando appoggia in zona offensiva, lui e Leao creano sempre qualcosa, quindi 6,5 per capitano Teo ieri. Centrocampo, altre due prestazioni veramente cospicue, una un po' più lucida, un po' più tecnica, quella di Bennacer, l'altra un po' più, mettiamola così, cazzuta, si può dire, un po' più tosta, più fisica da parte di Tonali, che seppur impreciso in alcuni passaggi, però dal punto di vista del recupero palla e quindi delle transizioni difensive è stato perfetto, ha recuperato tanti tanti palloni. Mi dispiace solo per quel giallo stupido preso alla fine, che gli fa passare un po' il voto, quindi 6,5 per Sanlio. 6,5 anche, anzi no, no, 6,5 no, 7 per Bennacer, che veramente anche lui ha compiuto una partita, ma ieri tutti sono stati bravi, veramente bravi, e lucidità, fosforo a centrocampo, pulizia, giusto appunto pulire quelle palle sporche un po' ostili, un po' fastidiose, veramente veramente una grande prestazione di Bennacer. Passiamo alla zona offensiva, partendo da Leao, voto 7 per un attaccante senza segnare e senza fare assist, è difficile da immaginare, è difficile anche da dare come voto, però se uno vede la partita di ieri, due pali, tanti tiri pericolosi, dribbling puntualmente riusciti, non sono riusciti mai a fermarlo, non si può dire altro. Avrebbe meritato il gol, sì, due pali purtroppo, uno un po' più involontario, l'altro con un bel tiro dai 25 metri, purtroppo non è andato, ma sono convinto che sarà anche lui contento di questa vittoria, nonostante abbia segnato. Basta vedere come esulta sul gol di Tomori. Poi passiamo a Brahim Díaz, voto 7 anche per lui. Non era partito benissimo, faceva fatica a destreggiarsi lì sull'out di destra, però poi quella cavalcata. Brahim Díaz non ha una grandissima velocità, attenzione, è più agile che veloce, c'è una piccola ma sostanziale differenza tra le due cose, è più agile che veloce, quindi quella sgroppata non me l'aspettavo.
Però veder saltare Bonucci a quell'analire è una grande soddisfazione, e poi anche deludere l'intervento di Milik, che è stato veramente, veramente bravo. E mi ricordo anche un paio di transizioni da difensiva in offensiva in cui è stato importante, perché saltava l'uomo e subito fallo, facendo salire la squadra. Quindi una bella prestazione per il numero 10 rossoneri, rossonero, che, ripeto, si becca un bel 7. Giroud, prima c'è Popega, perdono. Popega, gli diamo un 6. Un 6 che però a mio modo di vedere è molto importante, perché aveva un ruolo fondamentale nell'andare a schermare in prima linea, diciamo, l'azione offensiva di Angonè. Lui e Tonali dovevano occuparsi di Locatelli e Rabiot. È stata una partita da parte di Tommy veramente dispendiosa, generosa, da quattro palloni, tanta corsa, tanta grinta, bravo Tommy. Giroud, dicevamo, anche per lui voto 6, è stato più utile in termini di sponde e quant'altro, anche se il primo gol scaturisce da un suo tiro, che Tomori stoppa e poi inzacca a porta sguarnita. Però il tiro non era neanche pericoloso, o meglio, era centrale, quindi non so se insomma, se fosse arrivato il gol, sinceramente. Però si vede che è un po' stanchino. Con il Chelsea non mi meraviglierei se partisse dalla panchina, ma insomma, poi vedremo cosa ne uscirà. Per quanto poi riguarda i sostituti, perché dicevo che non mi meraviglierei? Anche perché Rebic, tra gli altri, che è subentrato, tanto pressing, tanta voglia da parte di Rebic, forse anche il fatto di voler segnare alla Juve, che insomma, spesso è una sua vittima, l'aveva un bel po' pompato, mettiamola così. Però è entrato bene Ante, ancora meglio di Ante, e quindi gli diamo un 6 più. Un 6 più ad Ante, ancora meglio di Ante, Krunic, che è entrato veramente, sembrava, posso dirlo, sembrava che sì, ha recuperato tanti di quei palloni. Un'unica volta mi ha fatto arrabbiare su un cross di Brahim Diaz, colpo di testa, non puoi sbagliarlo a quella maniera, non puoi così clamorosamente. Però va bene, 6,5 per te, per essere entrato veramente in una fase delicata della partita in maniera veramente importante. De Ketelaere, voto 6, che è la media fondamentalmente tra i 6 e mezzo dei primi 10 minuti, dove era riuscito più volte a saltare l'uomo, ad innescare i compagni e quant'altro, e 5 e mezzo del restante tempo che ha giocato, dove poi praticamente si è un po' eclissato, si è un po' andato a nascondere, ecco, mettiamola così. Poi sono entrati anche Franks ed Origi, che sono fondamentalmente senza voto, anche se Divock quel gol non me lo puoi sbagliare. Non me lo puoi sbagliare quel gol davanti alla porta, su, dai. Vabbè, stavamo sul 2-0 e va bene, però metti che sto gol sarà decisivo per un arrivo a pari punti. Non si può sbagliare quel gol, dai. Ti aspettiamo, dico, ok? Mi raccomando. Ma anche il mister gli diamo un bel 7,5, perché? Perché sono state fondamentali la scelta di Gabbia in difesa, di Pobega a centrocampo e di Diaz al posto di De Ketelaere, largo a testa. Le ha azzeccate tutte e tre, e quindi altro non si può dare che 7,5 al mister. Questo è quanto, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo ancora gentilmente una volta like, iscrizione, campanellina e altri link in descrizione. E poi ci vediamo, insomma, in questi giorni, perché tanto si rigioca martedì col Chelsea, partita molto molto importante. Ciao ragazzi, e sempre Forza Milan, in che ottica? Nell'ottica
Togliete al Milan 5 titolari e vediamo se non vanno in difficoltà. 2-0. Tanti saluti.